Visita inaspettata per un gruppo di ragazzi negli austeri spazi del Palazzo Arcivescovile. Terminato l'incontro dei Cresimandi, il gruppo di una parrocchia che si era organizzato per fermarsi dopo una merenda per la messa domenicale in cattedrale è stato invitato dal cardinale a salire in arcivescovado per vedere la casa del vescovo. Il cardinale ha mostrato ai ragazzi gli spazi nei quali abitualmente riceve le persone che chiedono di incontrarlo, tiene le riunioni con gli organismi pastorali e svolge il suo lavoro quotidiano. Simone! Ma vieni su, che non ti abbiamo perso! Allora, questa qui è così la casa, che c'è scritto siamo tutti sulla stessa barca. Ed è giusto, perché è vero, siamo tutti sulla stessa barca. C'è lo studio di Don Sebastiano, che è il segretario, e lui fa qui, lavora qua. Non conoscete i grumini? C'è stato anche il tempo per una piccola merenda a base di crumiri, i biscotti piemontesi ispirati ai baffi di Vittorio Emanuele II, particolarmente amati dal cardinale. Tra tanti libri e ricordi personali, i ragazzi sono entrati nello studio privato del cardinale, che non ha esitato ad aprire la porta anche della camera da letto. Lui personalmente non la utilizza perché abita alla casa del clero, ha ricordato l'arcivescovo. I ragazzi hanno commentato che il vescovo ha una casa grande e bella e molti di loro hanno fatto il bis dei crumiri. Hai proprio ragione. E poi basta, abbiamo finito. Grazie. Grazie. Presenterò le prove. Va bene. Ma la puoi vendere? Ma mica è mia.